Buongiorno a tutti e bentrovati sul canale di Alfred73. Oggi vedremo come riparare una stufa alogena riscaldante sostituendone le relative resistenze. Queste stufe alogene in genere hanno una potenza massima di 1200 W e sono anche oscillanti. Hanno un pannello comandi composto da un pulsante principale di accensione che accende la prima resistenza da 400 W, altri due pulsanti che accendono le altre due resistenze da 400 W per un totale di 1200 W e infine il pulsante per l'accensione dell'oscillazione attraverso il motorino posto nella parte sottostante della base. Base che contiene anche un microswitch che serve per interrompere i circuiti della stufa grazie a questo interruttore microswitch nel caso in cui la stufa si ribaltasse. Andiamo ad inserire la spina e vedere qual è il guasto, il difetto di questa stufa. Come potete notare, con tutti gli interruttori accesi, le resistenze di riscaldamento non danno segni di vita. Ricordatevi ovviamente di schiacciare la base per far funzionare la stufa. L'unico elemento funzionante qui è il motore che genera l'oscillazione della stufa a destra e a sinistra, quindi non c'è riscaldamento. Una volta verificata attraverso gli interruttori qual è la resistenza mancante all'accensione, andiamo a smontare la stufa svitando le 250.000 viti poste su di essa, a cominciare dalla base, quindi rimuovendo le due viti poste sulla base per accedere poi alle viti sottostanti la stufa. Al solito, mi raccomando, se vi piacciono i miei video di riparazione, non esitate a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Una volta smontata la schiena della stufa, accediamo all'interno al vano delle resistenze. In basso troviamo il motorino di oscillazione e in alto il pannello dei comandi. Per effettuare una migliore riparazione andiamo un attimo a vedere lo schema elettrico di questa stufa. In pratica i quattro pulsanti non fanno altro che commutare le fasi del primo elemento riscaldante, la resistenza centrale, gli altri due commutano la fase degli elementi di resistenza inferiore e superiori e infine l'ultimo è la commutazione della fase del motorino di oscillazione. Mentre i neutri di questi quattro utilizzatori, cioè le resistenze per il motorino, sono tutti collegati tra loro. Le resistenze centrali nel mio caso sono con connettore Faston laterale e da 400 W a 220 V, ma ne esistono di svariati modelli e soprattutto di svariate misure che dovrete andare a misurare esattamente all'atto dell'ordinazione per evitare di acquistare una resistenza incompatibile con la vostra stufa. Andiamo a testare queste resistenze con il test sulla portata ohmica del primo scaglione, quello più basso. Vedete che sono completamente interrotte. Queste resistenze normalmente, se da 400 W, hanno un valore di circa 15 ohm. Rifacciamo per sicurezza il controllo, ma la diagnosi è abbastanza evidente. Molte volte ci possono essere anche problemi nell'interruttore microswitch posto sulla base che spegne la stufa attraverso questo pistoncino di spegnimento in caso di ribaltamento della stufa e questo microswitch può anch'esso rompersi. Nel mio caso possiamo anche andare a testare il microswitch con il tester accendendo la stufa, mi raccomando a non prendere la scossa, e verificare che ci siano la commutazione dei 220 V all'uscita. Il microswitch appare in buone condizioni. A questo punto, rimontato il microswitch, andiamo al smontaggio del pannello frontale. Rimuoviamo prima la rete che protegge la griglia. Andiamo a sollevare le alette che bloccano la griglia nella sua posizione, poste sia in alto che in basso. Rimuoviamo questa griglia con la massima delicatezza, molto, molto fragile. Mettiamola al sicuro e andiamo a liberare le tre resistenze.
Iniziamo scollegando i connettori Faston del neutro e della fase posti a sinistra e a destra di ciascuna resistenza, magari con un po' di forza. Andiamo a sollevare la piattina in metallo che blocca lo zoccolo di ceramica nella sua sede, sia a sinistra che a destra. A questo punto possiamo far scorrere la resistenza sulla sua sede e liberarla tirandola via. Queste resistenze hanno all'interno una sorta di molla in metallo di tungsteno che, una volta attraversato dalle 220 volt, diventa incandescente. Con una lampadina possiamo osservare che questa molla è interrotta. A questo punto vado a prendere le misure in centimetri della lunghezza della lampadina e di wattaggio e tensione di ciascuna. Queste resistenze e lampade le potrete trovare sia su Amazon che su eBay, vi metterò poi il link in descrizione. Nell'attesa dell'ordine do una pulita con un po' di sgrassatore per aumentare anche il potere irradiante di ciascuna resistenza. E nel frattempo mi raccomando, non dimenticatevi di mettere like e di iscrivervi al canale se vi stanno piacendo questi miei video sulle riparazioni. Una volta arrivate ben imballate, come vedete, le nuove resistenze, per scrupolo vado a misurare per ciascuna di esse la resistenza elettrica per vedere se sono integre. Le nuove resistenze infatti misurano circa 15 ohm. Questo valore di resistenza però è ben diverso dal valore di resistività di questa lampadina alogena, che è da 400 watt e quindi consuma circa 1,81 ampere. Se dividiamo i 220 volt per gli 1,81 ampere otterremo 121,54 ohm, che è il valore di resistività, cioè il valore che viene visto dalla corrente elettrica allorquando il filo di tungsteno diventa incandescente, aumentando così il suo valore ohmico. Quindi il valore di resistenza a freddo è ben diverso dal valore di resistività a caldo, di cui dovrete tener conto quando calcolate la potenza elettrica di una lampadina alogena. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a rimontare le nuove resistenze alogene utilizzando lo zoccolo ceramico e la solita placchetta di metallo per il fissaggio. Una volta ripetuta questa operazione per ambo i lati e per tutte e tre le lampadine, siamo pronti per rimontare la nostra stufa alogena nel suo involucro in plastica. Reinserisco il connettore Faston per il collegamento elettrico delle fasi di ciascuna delle tre resistenze da un lato e dei neutri tutti collegati assieme dall'altro lato. E la parte più difficoltosa è rimontare in una sorta di sandwich tutte queste componenti in metallo e in plastica all'interno dell'involucro della stufa elettrica. E per questo dobbiamo senz'altro iniziare ad avvitare qualche vite che ci aiuti in questo compito. Se avete dei dubbi o delle domande in merito, potrete inserirle nei commenti sottostanti e io nel frattempo continuo nel mio riassemblaggio. A tal fine basterà procedere in senso contrario allo smontaggio e quindi, una volta assiemato il tutto, riposizioniamo la griglia di protezione e stringiamo piegandole le relative alette di bloccaggio, inseriamo la rete di ulteriore protezione esterna nel corpo in plastica e cerchiamo di stringere il più possibile tutto questo involucro. Dopodiché possiamo andare finalmente a iniziare a riavvitare le 250.000 viti presenti su questa stufetta elettrica.
Messe tutte le viti, a questo punto non ci resta che inserire la spina e dare fuoco alle polveri. Vediamo se questa stufetta è tornata a nuova vita. Accendiamo il tasto power che seleziona anche la resistenza centrale ed ecco qua, come per magia, la nostra stufetta finalmente è tornata a funzionare. Accendiamo anche le altre due resistenze poste nella parte superiore e quella posta nella parte inferiore e finalmente tutto funziona come dovrebbe, incluso anche l'oscillazione laterale a destra e sinistra. Bene amici, anche per oggi dal mio laboratorio è tutto. Al solito vi invito a mettere commenti qui sotto e che dire, vi do appuntamento alla prossima volta.